tutto bene, va benissimo. Venite qua, venite alla vita. Dura, eh? Comunque dai, c'è ancora 15 giorni e poi si apporta. Allora io intanto do il benvenuto a Tommaso e a tutte le persone che sono intervenute qui. Siamo qui per, in un luogo che è simbolico, che è un luogo che rischia la devastazione ambientale, quindi io ringrazio il Comitato Noasse, tutti quelli che in questi anni hanno portato avanti la battaglia per difendere questo parco. Non è solo questo parco, è tutto, diciamo, l'ambiente che è sotto minaccia nel nostro territorio. Le politiche neoliberiste da anni minacciano il parco, ma minacciano l'acqua, minacciano la montagna con le cave. È l'ambiente in cui viviamo. Stamani si è parlato di sanità, Pietrasanta, è un ambiente che non è sano, non possiamo essere sani, abbiamo detto. Ma da qui noi abbiamo più detto più volte che noi siamo la natura che si difende, la natura che si organizza e che vuole impedire che vi siano degli altri scempi. Ecco, lo scempio dell'asse di penetrazione, perché così noi lo chiamiamo, loro lo chiamano Via del Mare, sarebbe un qualcosa di orribile, non solo perché vedrebbe la distruzione di centinaia di alberi, diciamo che gli alberi vadano piantati, ma perché vedrebbe demolire una palazzina dove vi sono 9 famiglie, vedrebbe la divisione della città con una strada extraurbana, quindi da un progetto regionale, una strada che prevederebbe piste di accelerazione, che prevederebbe rotonde, guarderai, quindi tutta una roba che da un punto di vista ha un impatto devastante per l'ambiente e per la salute. Quindi questo no è un no che poi in realtà non è un no qualunque, è un no che racchiude tanti sì, racchiude il sì alla salute, il sì alla difesa dell'ambiente, il sì al parco, dicendo con chiarezza che noi da questo punto di vista non vogliamo minimamente recedere. Io ora, prima di dare la parola a Tommaso, voglio dare la parola a due realtà che qui si stanno battendo, e Tommaso e anche le candidate e i candidati che sono in questa lista, che è una lista ecologista, una lista femminista, una lista che guarda anche a un'idea diversa di società, addirittura ci definiamo felici perché è un'ambizione questa. Ben precisa, e come dicevo, è una lista ecologista, quindi è normale essere qui dove l'ecologismo è una cosa ben precisa. Però io, prima di dare la parola a Tommaso, volevo qui i rappresentanti del comitato Salviamo la Pineta, l'AMI, non so se c'è, se si avvicina qui, e poi volevo Alessandro Giannetti del Museo Popolare della Pineta, che sono due esperienze di resistenza reali che sono sviluppate in questo luogo. Chiedo a tutti brevità di pochi minuti, di 3-4 minuti, dove spiegate quello che avviene qui, le forme di resistenza che ci sono qui, e poi dopo diamo la parola a Tommaso. Grazie. Grazie a tutti. Allora, io più che altro intanto voglio esprimere la mia soddisfazione perché oggi qui presenti, anche complice il bel tempo, il tempo migliore, siamo di più di quanti erano ieri al comizio elettorale della Paci. Quindi voglio dire, non è vero che a questa questione dell'asse non interessa a nessuno. Secondo me non è assolutamente vero che la maggioranza della cittadinanza è a favore di sfondare la Pineta. E voglio anche dare un'altra notizia che non so se qualcuno di voi ha visto. Pare che l'ultimo aggiornamento sia che ora anche l'attuale sindaco del Ghingaro è contro l'asse. L'ha detto Vitiello dei Verdi, che per 5 anni ha detto che a tutti i costi lo voleva fare perché era un'opera fondamentale e irrinunciabile. Quindi questo fa vedere due cose: primo, l'affidabilità di certi esponenti politici; secondo, anche il fatto però che, insomma, siamo sotto elezioni, si sa che ormai c'è una certa consapevolezza che quest'opera non è soltanto un'opera inutile, antiquata e concepita secondo criteri obsoleti, ma è una maniera per fare pressione sul parco, da cui alcuni vorrebbero uscire, che alcuni considerano un ostacolo per lo sviluppo. Sì, sì, ma non soltanto del Ghingaro, anche il sindaco di Pisa, per esempio, il sindaco leghista di Pisa, ha detto il vero ostacolo per lo sviluppo di Pisa è l'esistenza del parco. Quindi il fatto che in questa zona della Versilia, già afflitta dalla cementificazione, dall'urbanizzazione selvaggia, ci sia una
chiaramente dà fastidio a certi interessi. E c'è il discorso dell'asse, ma è tutto un complesso. E mi avvio velocemente a concludere. È il discorso della ciclopista tirrenica, che potrebbe passare benissimo di qui, soprattutto se il viale dei Tigli diventasse a tutti gli effetti un viale ciclabile, come vedete in parte già è diventato ciclabile per determinati periodi della settimana. È il discorso della cura, che si invoca per cose che non c'entrano nulla e non c'è per cose necessarie. Ecco, i percorsi natura, i camminamenti all'interno della pineta sono completamente in abbandono. Laggiù proprio in fondo, so che dopo faremo un sopralluogo, proprio qui in fondo, chiaramente questa strada è a divieto di transito, c'era una transenna, non c'è più la transenna, non c'è neanche il cartello di divieto di transito, quindi uno non è tenuto a sapere che qui c'è divieto di transito. In compenso c'è chi dice che questa è nata, perché l'ha presa per un parco pubblico, per un parco all'inglese, ecco, chiaramente non è questo, è un'area protetta. Quindi in conclusione ringraziamo chi nelle istituzioni cerca di sostenerci, teniamo presente anche l'importanza di continuare il movimento di cittadini, perché come vedete con il movimento si fanno grandi cose, appunto Tommaso Fattori sa quante firme sono state raccolte per discutere democraticamente la sistemazione di questa parte di città, ma soprattutto contro l'asse. Quindi oggi sono rincuorato di vedere così tanta gente, cerchiamo di continuare su questa strada al di là delle divisioni. Grazie. Ringrazio la parola ad Alessandro Giannetti del Museo Popolare della Pineta. Sì, salve a tutte e a tutti. Mi verrebbe da iniziare con una battuta che mi ha ispirato Andrea. Se del ghingaro hanno assi, io sono magro, insomma, no? Però in campagna elettorale purtroppo si sentiamo ogni cosa. Il Museo Popolare della Pineta Jacques Verdun da quest'anno con questo nome per ricordare un nostro compagno sia del collettivo Dada Boom che del collettivo Superazione che gestiscono il museo, il 2 maggio scorso è venuto a mancare e con lo spirito appunto di continuare a portare avanti non solo il ricordo di Giacomo ma la sua idea appunto di creare proprio questa forma di artivismo che si muovesse su più livelli per difendere questi alberi. Lo abbiamo chiamato museo perché di fatto per noi esisteva già un museo che sono questi bellissimi alberi secolari minacciati appunto da questo scellerato progetto dell'asse di penetrazione, con appunto la volontà di da un lato di salvarli e da quell'altro di mostrare attraverso gli occhi, abbiamo portato gli artisti e le artiste che hanno partecipato e che non sono di Viareggio a giro proprio nel parco fino alla Lecciona per far vedere quello che vogliamo e che intendiamo difendere con la nostra azione, quindi di in qualche modo di alzare la coscienza anche tra i colleghi artisti, ma quello anche di creare una reale alternativa a una strada e al traffico di una strada, mentre attraverso il museo invece possiamo vivere questi luoghi in modo diverso, andando, passeggiando e trovando delle opere nate apposta per riqualificare una pineta che è abbandonata, una pineta che dove il mostro del progetto si può già vedere, non vediamo nessun tipo di manutenzione, cura, cestino, di accoglienza per un posto che invece dovrebbe di per sé, grazie al fresco e alla bellezza di questi luoghi, esserlo. Siamo però consapevoli che un intervento per salvare l'ambiente tutto non dipenda solo da qualche opera che mettiamo qua dentro, ma anche questo è un intervento che deve andare a più velocità.
da una parte quindi il lavoro dei comitati, delle associazioni, dei collettivi che fanno proposte, che propongono appunto modi alternativi di vivere luoghi, da quell'altra quella della partecipazione dei cittadini e delle cittadine a questi luoghi, ma anche della politica che deve avere il compito di contrastare con ogni mezzo quelle che sono invece le politiche speculatrici, cementificatrici della politica che tipo Gianni ci troviamo poi ad affrontare. Quindi è un lavoro che deve essere svolto un po' su tutti i livelli e ci auguriamo che anche a queste elezioni appunto possiamo avere una risposta in questo senso. Quindi due esperienze di resistenza, due esperienze importanti, e adesso io do la parola a Sori, il candidato alla presidenza della regione, non governatore, perché governatori non esistono, si chiamano presidenti della regione, per ricominciare ad usare le parole importanti, Tommaso Fattori. Grazie Mario, sono ben felice, ci tenevo ad essere qua e provo a dire perché. Primo, perché le persone che mi hanno preceduto, prendendo la parola a nome delle esperienze di resistenza che stanno difendendo questo bene comune, ci dicono una cosa fondamentale, cioè che i beni comuni non sono soltanto i beni naturali, materiali, immateriali, ma sono le persone che si prendono cura e che vitalizzano il bene comune. Non esistono beni comuni senza comunità di persone che si auto-organizzano per curarli, per difenderli, per valorizzarli. Questo è un tema a cui io tengo moltissimo, perché a volte tendiamo a pensare che quando si ragiona dei beni comuni si stia parlando soltanto di qualcosa di materiale. In realtà stiamo parlando delle relazioni fra le persone, che sono relazioni di cittadinanza, perché ci hanno abituato a pensare che siamo, come dire, tutti atomi in competizione fra loro sul mercato. In realtà siamo cittadini e cittadini, e la cittadinanza è fatta dalla capacità di prenderci cura della ricchezza comune, della ricchezza che abbiamo insieme, di ciò che rende, come dire, anche la vita degna di essere vissuta, perché la ricchezza comune, vai di ripeterlo, è fatta di un ospedale che funziona e che ti cura quando hai bisogno di andarci, di una scuola che funziona, nella quale mandare i propri figli e che facciano didattica in presenza, non a distanza, investendo le misure adeguate, ma anche di una pineta bella come questa nella quale poter passeggiare, o di un mare pulito nel quale poter nuotare. Questa è la ricchezza comune ed è quella che ci rende appunto cittadini e non semplicemente atomi sul mercato. E quindi sono queste persone, e siamo tutti noi alla fine della nostra vita, nei diversi, diciamo, ruoli e compiti che abbiamo, che per fortuna diamo sostanza alla, appunto, all'idea stessa di bene comune. E aggiungo, dicevano giustamente del ruolo importante anche delle istituzioni, certo, io però ripeto sempre una cosa, che dentro un'aula di consiglio regionale o anche un'aula parlamentare niente procederà mai davvero se fuori non c'è un'attivazione di persone che prendono, diciamo, un tema o una battaglia importante e creano su questa organizzazione anche conflitto sociale. Il lavoro istituzionale da solo non serve. Serve un lavoro istituzionale che è connesso a qualcosa di vivo che si muove fuori, e credo che sia compito di chi vive come noi le istituzioni in maniera diversa non solo aiutare, ma pensare che la linfa di tutto viene proprio da chi sta attivando fuori un'idea diversa di società, un'idea diversa di città, un'idea diversa di relazione fra essere umani e ambiente, essere umani e natura. La follia dell'asse penetrazione la sapete voi meglio di me, ma io quando vidi la prima volta l'idea e il progetto rimasi allucinato da questa lingua di cemento che spacca la città, che spacca il parco, poi in realtà, perché l'area adiacente al parco, 700 pini buttati giù in nome di un'idea assurda di sviluppo, in un momento in cui tra l'altro la cantieristica smette di crescere in quella forma di gigantismo alla quale a lungo si era pensato, e anche questo è un elemento di cui bisogna tenere presente. Compost, perché ora mi si dice che Del Ghingaro all'improvviso è stato fulminato, ma in tanti, devo dire, in queste settimane preelettorali
hanno delle conversioni improvvise. Ho sentito dire che ora sono per salvare la Casa delle Donne di Viareggio, dopo averla messa in vendita e aver fatto di tutto perché fosse questo bene fosse alienato. Adesso appunto la privatizzazione, ho sentito Gianni che dopo 15 giorni fa diceva un carro useremo i carri armati per fare almeno un inceneritore in Toscana, ora conversione, no, basta, no, dobbiamo superare l'incenerimento. Incredibile cosa succede in campagna elettorale. Però guardiamo anche il lato positivo, perché se questo succede vuol dire che stiamo vincendo, vuol dire che questo tipo di messaggi che sono stati a lungo costruiti e frutto dell'impegno di un pezzo di società, io dico il pezzo migliore della Toscana, il pezzo più vivo, stanno diventando egemoni, perché la maggior parte delle persone è d'accordo con noi. La maggior parte delle persone, se andiamo a dirgli volete la ripubblicizzazione dell'acqua, la volete tenere privata come gli altri, ti dirà vogliamo la ripubblicizzazione dell'acqua. Se gli si pone il tema vogliamo la conversione a un'economia di tipo circolare, il superamento degli inceneritori, le fabbriche dei materiali, ti dirà sì, vogliamo questo, non il mantenimento del vecchio modello degli inceneritori. E la stessa cosa si potrebbe dire per la preservazione di aree come queste, cioè sta cambiando anche il senso comune. Questo è grazie a voi, cioè grazie a noi, grazie alla che abbiamo di riorganizzarci su temi di questa rilevanza. Aggiungo anche una cosa, mi sembra Andrea dicesse prima che per il sindaco leghista di Pisa il parco di San Rossore è un ostacolo, verissimo, è stato ripetuto più volte anche in consiglio regionale dai rappresentanti della Lega che il parco è un ostacolo. Del Ghingaro fino ad oggi appunto ha avuto una posizione ben nota, ricordo anche un suo post su Facebook con una foto di una grande nave dicendo ecco questo dimostra che dobbiamo fare questa grande lingua di cemento, insomma anche posizioni pubbliche sui social oltre che quelle politiche. E qui è un punto di fondo, cioè noi abbiamo davanti avversari che inscenano il bipolarismo, no? Perché si dice il Lega è destra da una parte, Partito Democratico e Renzi dall'altra, ma in realtà sono d'accordo su tutte le principali questioni, compreso il fatto che in questa crisi si deve ripartire col cemento e con le grandi opere. Questo lo stanno ripetendo post Covid-19, dobbiamo fare opere inutili, che sia l'autostrada, la nuova autostrada, nuove autostrade, che sia l'aeroporto di Firenze in mezzo a un polmone verde dentro un'area ormai metropolitana gigantesca, che sia appunto l'asse di penetrazione di Viareggio. Cioè è un'idea di futuro, è un'idea di sviluppo che guarda in realtà al passato, è voltata di spalle, guarda ad un mondo finito, quello nel quale si volevano far viaggiare appunto le merci su strada, quello nel quale ancora non si era compresa la necessità di sviluppare la mobilità alternativa, di ripensare le produzioni, è un modo vecchio. Ecco perché io sono convinto che chi dice no all'asse di penetrazione in realtà è chi sta davvero dicendo un sì, cioè che sta dicendo un sì al futuro, ad un diverso equilibrio con l'ambiente, a opere utili e non opere distruttive. Ma quante opere utili potremmo fare a partire dalla manutenzione di quelle che utilizziamo tutti i giorni e che vengono giù come il ponte di Albiano se non ci mettiamo le mani sopra, alle scuole che devono essere ampliate, all'amianto che deve essere rimosso da tante aree della nostra regione. Cioè noi abbiamo i binari dei treni unici che devono essere raddoppiati, cioè abbiamo una grande quantità di opere utili e non di asse di penetrazioni. Allora noi siamo per il sì a questo, che è un modello radicalmente diverso da quello dei nostri avversari, radicalmente diverso da quello del candidato di Matteo Renzi e della candidata di Matteo Salvini. Quello è un vecchio mondo che ci sta portando a schiantarci su un muro da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale, pensiamo alla precarietà dilagante. Noi dobbiamo provare a ricostruire un mondo diverso, un mondo nuovo, un mondo di beni comuni e di diverse relazioni fra noi e per questo appunto anche un mondo di felicità e di ricostruzione di legami solidari fra le persone. S-
Sono Ersilia Raffaelli, sono una candidata civica nella lista di appunto Toscana a sinistra. Dico due cose sul fatto che mi ha portato a impegnarmi in questo momento, anche se il mio impegno è ventennale per quanto riguarda appunto ciò che diceva anche ora Tommaso rispetto alle relazioni, tra le donne come forza propulsiva per tutte le relazioni, ma anche la possibilità che le donne appunto siano come dire delle operatrici ecologiche in prima persona. Cosa vuol dire? E lo sono già nella vita ordinaria. Vedete, quando Tommaso Fattori è nel programma della lista, si dice la giustizia sociale, si dice la salvaguardia dell'ambiente, si dice la riconversione ecologica, e su questi temi la possibilità di lavoro, perché l'ora di finirla con un lavoro che non dà soddisfazione né a chi lo fa né a chi lo riceve, nel prodotto di questo lavoro diventa in qualche modo solo profitto per una serie di persone, per i soliti noti. Allora mi immagino che appunto non asse vuol dire poter prevedere tanti tipi di lavoro che rimettono nella bellezza e danno bellezza alle pinete, al parco, al verde. Ne abbiamo tanto di bisogno. 7 milioni di persone muoiono ogni anno per inquinamento atmosferico. Questo ce lo dice l'ONU, non ce lo dice Greta, che bellissima ragazza, lavora e dice delle cose importantissime e significative per tutte noi. Ma ce lo dicono appunto gli organi, diciamo, che dovrebbero essere proprio alla salvaguardia dell'aria, dell'acqua, della terra, alla possibilità della vita. Perché io dico che ci vuole una buona vita per tutte e per tutti, non lasciando fuori, perché in questi 7 milioni di persone che muoiono per inquinamento atmosferico, guarda caso, la maggior parte sono donne e bambini e le comunità povere. Allora noi su questo dobbiamo davvero fare un discorso molto forte, perché è vero che la crisi economica va su tutti, ma in particolare va sulle donne, ad esempio, che già sono i quali vengono impegnati in un lavoro di cura giornalmente, e a loro si affida tutto un mondo che deve essere invece come dire distribuito. Allora io credo che per il benessere psicofisico di ciascuna di noi, di ciascuno e di ciascuna di noi, per i nostri bambini e le bambine, il verde è essenziale. Perciò non dobbiamo assolutamente permettere che la cementificazione sia la distruzione dell'ambiente, e quindi anche la distruzione e il fatto che l'ambiente diventa sempre più malato. Ce lo dice il Papa. Il Papa dice che non si può essere sani in un mondo malato, in un mondo dove ci sono anche disuguaglianze economiche. Ora non è che con questo io sono una clericale, ecco, però quando si diceva prima, dalle istituzioni, da uomini e donne, vengono delle cose buone, le prendiamo. E con le istituzioni noi non facciamo battaglia tutti i giorni per il gusto di farla, vedete la nostra vicenda della casa delle donne, e quindi quando dicono delle parole le prendiamo anche sul serio, ma aspettiamo, ma vediamo. E con queste elezioni non c'è la fine della partecipazione. In effetti a me la situazione del coronavirus mi ha dato una spinta notevole per impegnarmi ancora di più, ma penso davvero che la partecipazione e il potere
che ha ciascuna e ciascuno di noi per impedire che avvengano delle cose assurde, delle cose che ci fanno male e ci fanno star male, questo potere noi lo dobbiamo riprendere fino in fondo. Voglio finire con delle parole di una scienziata che amo molto, è la maestra dell'ambiente, viene chiamata, ma anche qui ci sarebbe da dire perché viene chiamata da tutte le parti del mondo e poi vengono completamente disattese le sue parole. Mi riferisco a Vandana Shiva. Vandana Shiva dice, scusate, dice: quando tagliavo un arbusto o staccavo con delicatezza le foglie da un ramoscello, ne avvertivo la vita tra le mani. Non portavo guanti e non indossavo scarpe. Appartenevo anch'io alla terra. Grazie. Ringrazio Ersilia Rassalli perché è stata veramente incisiva. Io do la parola adesso alla capolista Francesca Trasatti e colgo l'occasione per salutare Roberto Balatri, che vedo presente, è candidato a sindaco di Viareggio a Sinistra a queste elezioni. Sì, buonasera a tutti e a tutte, sono Francesca Trasatti. Mi ricollego al discorso che è stato fatto prima sia da Tommaso che da Alessandro. Siamo qui tutti quanti e tutte quante oggi per la difesa di un bene comune, questa pineta. Ecco, una delle caratteristiche principali che ostacola la difesa dei beni comuni è rappresentata dal fatto che molto spesso ci rendiamo conto della loro importanza e del valore che essi rivestono per la collettività nel momento in cui ne veniamo privati. Sono beni che tendenzialmente siamo portati a dare per scontati e che ai quali non riusciamo a dare l'importanza non solo dell'ambiente, della natura e del territorio, ma anche del tipo di socialità e quindi della fruizione collettiva che di essi può essere fatta. L'esperienza di cui ci raccontava prima Alessandro, secondo me, è un'esperienza, quella del Museo Popolare della Pineta, assolutamente intelligente, perché è un'esperienza che ci permette di accendere una lampadina, di accendere un faro, ci permette di realizzare nel momento in cui il bene è ancora in essere, nel momento in cui ancora non ne siamo stati deprivati, dell'incredibile importanza che esso riveste. Quando riusciamo a fare una passeggiata noasse all'interno di questo museo, riusciamo realmente a percepire quello che è il silenzio, quello che è il valore del fatto che non ci sono macchine, non c'è asfalto, non c'è grigio, e riusciamo a percepire questo benessere dato dalla natura, relazioni che riusciamo a costruire in questi spazi che ci ritagliamo. In questo senso, il fatto di poter ammirare lungo questi percorsi delle opere d'arte ci permette anche di declinare quello che è un altro bene comune, che è quello della cultura, che è grazie a questo che noi riusciamo appunto a riflettere sul fatto che molto spesso quelli che sono i bisogni che inseguiamo sono bisogni che ci vengono indotti dalla pubblicità, dal marketing, un modello di telefono nuovo. Siamo continuamente affannati a rincorrere cose che di fatto poi non rivestono un importante essenziale nelle nostre vite, e tendiamo invece a lasciare in secondo piano quella che è invece l'essenza, l'essenziale. E in questo senso vorrei appunto anche ringraziare l'impegno che gli artisti hanno profuso in questi 3 anni di museo, in questa esperienza. E l'impegno che secondo me noi dobbiamo mettere è quello di allargare sempre di più la base, allargare sempre di più il cerchio, far conoscere sempre di più alle persone quello che può essere fatto in luoghi come questi, in modo che quando poi da pericolo, da logiche scellerate che prevedono appunto abbattimento di alberi, distruzione di una palazzina e tutto quello che consegue in termini di inquinamento e di invivibilità, eravamo l'altro giorno al Pollino a parlare di inceneritore,
è tutto collegato, ed è tutto collegato a quello che noi mettiamo al centro delle nostre vite, e in questo la politica deve essere capace di indirizzare le scelte, deve essere capace di guidare e di coinvolgere, perché quello che è successo ad esempio sia con l'inceneritore del Pollino rispetto ad un'indagine epidemiologica che si è conclusa nel 2016 e che attualmente è a disposizione delle dei comuni di Camaiore e di Pietrasanta, che ancora non hanno reso fruibili, ancora non l'hanno resa pubblica, è la stessa cosa che è stata fatta con le più di 2000 firme raccolte dai cittadini e dalle cittadine viareggine per dire no all'asse di penetrazione, ma non solo, per chiedere di essere inseriti in un percorso partecipativo che li includa nelle scelte che riguardano poi la vivibilità della loro città. Allora, io sono Antonella Serafini e sono una storica d'arte, però se sono qui e se sono candidata nella lista Toscana a Sinistra, lo si deve proprio alla mia partecipazione, alla formazione e poi alle battaglie condotte all'interno del coordinamento NOASSE. È proprio su questo che mi volevo soffermare, proprio riprendendo la linea di quello che è stato detto fino ad ora, no? In un momento in cui si sembrava tutti addormentati, tutti praticamente proni, distratti, incapaci di reagire a quello che succedeva, la proposta, l'idea lanciata da Del Ghingaro di riaprire la questione dell'asse di penetrazione improvvisamente ha svegliato Viareggio. Nel giro di breve si è assistito a una mobilitazione, a una volontà di riunirsi, di confrontarsi, di scambiare idee, ma soprattutto di avanzare proposte alternative che sembrava incredibile. In questo senso lo dobbiamo ringraziare Del Ghingaro, perché ci ha praticamente stanato e ci ha fatto di nuovo prendere consapevolezza di noi e soprattutto in questo caso della nostra capacità aggregativa e creativa. All'interno del coordinamento NOASSE sono state riunite diverse realtà, sia politiche, sia di movimenti ambientalisti, sia di singoli cittadini. Io per esempio appunto vi ho partecipato come singola cittadina e all'interno abbiamo formato un gruppo chiamato Gruppo Urbanistica, che ha prodotto nell'arco di questi due anni un vero e proprio progetto urbanistico alternativo all'asse. Cioè noi non ci siamo limitati a dire no. Abbiamo detto no perché e no perché si può fare in quest'altro modo. E la cosa incredibile è che questo progetto che noi abbiamo fatto oggi ce lo chiedono tutti i candidati a sindaco. E noi non sappiamo se glielo diamo, sì, ci mancherebbe altro, no? Però come diceva prima anche Tommaso Fattori, cioè vuol dire che avevamo ragione, no? E se ci vengono a cercare per questo nuovo progetto, per questo nostro progetto, vuol dire che allora le coscienze si sono smosse. Questo progetto che dica chissà cosa, no? Dice che le macchine devono rimanere fuori dal centro, che il futuro delle nostre città è un futuro che vede l'utilizzo dell'automobile come libera scelta e non come unico modo obbligato di muoversi. Dice che per esempio realtà come questa, come Viareggio, sono a misura di bicicletta, di pedoni e al massimo di monopattini, visto che ora vanno tanto di moda. Quindi perché non insistere in questa linea? Io devo dire che mi emoziono anche un po' essere qui, perché questa è proprio la mia pineta, questa è casa mia, questo è il mio territorio. Grazie. Per cui, come dire, trovarmi a dover difendere quello che davo per scontato e soprattutto a ridifendere quello che io ero giovanissima, comunque il primo articolo che ho fatto nella seconda metà degli anni 70 era contro l'asse di penetrazione. Adesso sono nel 2020, mi sono messa a fare politica attiva, mi sono candidata alle regionali per difendere la pineta e per questa battaglia contro l'asse. Grazie. Mi si sente? Ok, molti di voi non mi conoscono perché non sono qua della Versilia, ma vengo di là dai Monti, sono di Borgo a Mozzano e ora abito a Lucca. Io mi chiamo Parze Filippo e nella vita
ho 22 anni, nella vita faccio lo studente di storia contemporanea a Pisa, mi sto laureando a breve e sono il portavoce dei giovani comunisti di Lucca. Io nel mio intervento non vorrei parlare tanto di della Pineta, vorrei parlare di quello che ci accomuna, come Lucchesia e come Versilia. Il tema dell'ambiente e il tema dei beni comuni ci accomunano, ci rendono, è una di quelle cose nel male che ci rendono una provincia unita. L'altra settimana, mercoledì, abbiamo fatto la presentazione dei candidati con Tommaso sulle mura a Lucca davanti alla manifattura tabacchi. Perché davanti alla manifattura tabacchi? Quindi qualche giorno fa, ormai qualche mese fa, è uscito il progetto folle della Fondazione Cassa di Risparmio di riqualificazione della manifattura tabacchi. Cosa vogliono creare nella manifattura tabacchi? Con un'azienda di Milano sconosciuta e molto, diciamo, poco lineare, poco limpida. Vogliono creare 90 appartamenti di lusso, uffici e un centro commerciale nel cuore della città. E oltretutto creare una banchina che porta direttamente dalla manifattura sulle mura, su Baluardo San Paolino, privatizzare Baluardo San Paolino e per la prima volta non solo regalare la manifattura tabacchi, perché la manifattura tabacchi sarebbe regalata a questa azienda, a Coima, dal comune, ma privatizzare di fatto il simbolo della nostra città, cioè le mura, la prima privatizzazione delle mura. Progetto folle, noi siamo andati là per combatterlo e questo accomuna Lucca alla Versilia, perché sono progetti distruttivi dei nostri beni comuni, progetti distruttivi portati avanti dai soliti noti, a Lucca la Fondazione Cassa di Risparmio, il PD di Tambellini, che fino a qualche anno fa durante le comunali si era fatto bellissimo, si era riempito la bocca col suo antifascismo, con la sua lotta per l'ambiente, ha fatto la chiamata alle armi contro la destra e poi oggi fa le peggio politiche, le peggio potrei chiamarle porcate, che potrebbe fare la destra, le fa proprio lui. Nello stesso momento, e io nel mio intervento a Lucca l'ho voluto citare, si sta facendo un altro progetto folle che richiama in piccolo quello che sta avvenendo qui. Il progetto dei quartieri social a San Concordio. Hanno abbattuto dei cedri secolari per creare una piazza in cemento coperta e vogliono creare un percorso coperto in cemento che porta a un posto che non c'è niente, solamente perché devono utilizzare questi fondi europei che sono venuti qualche anno fa. Stanno abbattendo dei cedri secolari nell'unico di un quartiere che è estremamente cementificato per andare dove non c'è niente. Per andare dove non c'è niente, non ci sono abitazioni, ci sono solamente un centro commerciale. Perché? Che senso ha? Un altro progetto folle che in questi giorni è in attuazione, il cantiere è iniziato 2-3 settimane fa, è quello della centrale idroelettrica al Palazzaccio. Che cos'è il Palazzaccio? È una zona del Parco Fluviale di Lucca. Parco Fluviale di Lucca che è l'unica zona verde, oltre fuori le mura, dove le persone possono andare a vivere, dove le persone vanno a fare il bagno, la vivono tutti i giorni, tutte le estati. Vogliono creare questa centrale idroelettrica privata, concessionata dal comune, dentro questo parco. E noi diremo, ovviamente noi siamo a favore dell'energia rinnovabile, ma questo progetto è folle perché viene fatto in un posto dove le persone vanno, che le persone vivono, quando ci sarebbe la possibilità di farlo dove le persone non vanno, fuori dal parco fluviale, dove ci sono spazi, oltre Sergio ci sono spazi, verso valle ci sono altri spazi dove potrebbe essere fatto. E invece è stato deciso di farlo lì, proprio lì, e l'immagine parassistica che si poteva vedere in questi giorni era il cantiere con le persone accanto che ci facevano il bagno, in mezzo al verde. Sono cose fuori dal mondo. E un'altra cosa fuori dal mondo, e colgo l'occasione per citarla, perché qua c'è Roberto Valatri che per anni se n'è occupato, è il pirogassificatore di Fornaci di Barga, della KNE. Si parla
Il progetto è molto semplice, vogliono creare questo pirogasificatore generatore anaerobico, quindi senza utilizzo d'aria, per bruciare scarti di fabbrica, scarti di cartiera. Cosa vuol dire di fatto? Loro parlano di bruciare i propri scarti, di fare economia circolare. Di fatto loro si vogliono buttare nel business dei rifiuti, nel business dell'incenerimento, creando un impianto inquinante che non viene più creato da anni all'interno di una valle stretta dove i fumi non si diffondono, dove rimangono in basso, dove c'è una mortalità altissima per inquinamento, perché la Valle del Serchio è una zona con una mortalità altissima per inquinamento. Questi sono tutti progetti folli, sono tutti progetti fuori dal mondo che i soliti noti, come qua a Viareggio e qua nella Versilia, con l'asse di perturbazione della Pineta, vogliono deturpare il nostro territorio. Noi non dobbiamo permettergli di farlo, dobbiamo fare in modo che questo non succeda e dobbiamo creare, noi siamo gli unici che lo vogliono fare veramente, una Toscana diversa e un mondo diverso per noi e per coloro che verranno, perché probabilmente un altro mondo non ci sarà se continueremo su questa strada. Grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutte, io sono Andrea Dini e sono candidato alla circoscrizione Lucca e Versilia. Allora, in questi giorni abbiamo parlato di diversi temi, in questi primi giorni di campagna elettorale, di inceneritore, abbiamo parlato di sanità pubblica, oggi parliamo dell'asse di penetrazione, ma potremmo parlare anche dell'emergenza casa, potremmo parlare di chi non ha una residenza e non può ricorrere a quelle che sono le cure del medico di famiglia, ad esempio, potremmo parlare degli immigrati irregolari, anch'essi tagliati fuori completamente dall'assistenza pubblica. E il tema però che accomuna tutti questi è il tema del privato contro il collettivo. Quello che viene in risalto in questi giorni è che c'è una lotta, c'è una battaglia. Una battaglia che viene portata ai danni dell'interesse collettivo e a favore di quello che è l'interesse privato. E l'interesse privato è rappresentato, non facciamoci illusioni, da tutto quello che un tempo si chiamava l'arco costituzionale, cioè da tutti quei partiti che attualmente fanno parte del Parlamento. E dall'altra parte ci sono gli attivisti, ci sono i comitati dei cittadini, ci sono i cittadini, c'è la collettività, che però al momento, perlomeno in Parlamento, non gode di grande rappresentanza, anzi non ne gode affatto. E la necessità è quello di tornare a fare in modo che anche il collettivo e il suo interesse venga rappresentato nell'istituzione. Michel Foucault, un filosofo francese, individuava tre fasi ben distinte del capitalismo. Il primo, quello dell'SFR, 700, il mercato doveva essere lasciato a se stesso perché si autoregolasse. Poi, nel secondo dopoguerra, si sviluppa un altro modo di far capitalismo, che è quello dei mercati che in qualche modo devono risultare essere delle cartine tornasole delle politiche pubbliche. Oggi siamo addirittura al rovesciamento completo di questo rapporto e abbiamo i mercati, e cioè l'interesse privato, a dettare l'agenda della politica istituzionale, della politica di governo. L'asse di penetrazione si inserisce pienamente in questo contesto, ma si inserisce, e qui sono d'accordo con Tommaso, è importante sottolinearlo, si inserisce però con concezioni vecchie. Cioè, paradossalmente, quello che cercano di fare con l'asse di penetrazione è compiacere proattivamente, cioè anticipando addirittura quelle che si pensano essere le esigenze della cantieristica, anticiparle però con modalità che sono vecchie. L'economia cambia, deve cambiare, e anche l'economia del nostro territorio, anche l'economia cantieristica, giustamente, come diceva Tommaso, non ha più, diciamo così, non soffre più di quel gigantismo che la caratterizzava un tempo. E quindi, ripeto, quello che ci contrappone, quello che ci chiama a lottare in questa tornata elettorale, che sia
che siano le comunali di Viareggio o le elezioni regionali toscane, è questa contrapposizione. E noi qui siamo chiamati, come Toscana Sinistra, a fare in modo di rappresentare tutte quelle istanze del collettivo, cioè dell'interesse delle persone comuni, che non possono che trovare giovamento in una pineta ben curata dove andare a passeggiare, dove poter fare attività fisica, dove poter respirare. Al contrario, invece, non ha nulla da guadagnare in un'asse di penetrazione che significherebbe, dal punto di vista ambientalistico, la compromissione di un'enorme fetta di verde del nostro territorio. E quindi ecco perché votare Toscana Sinistra. Perché Toscana Sinistra si candida a rappresentare il collettivo, cioè i comitati, gli attivisti e i cittadini. Grazie. So che c'è qualcuno che deve fare delle domande, quindi lascio... Cerco di essere brevissimo perché Tommaso sta per andare via e faccio un interventino così un po' buffo, un po' divertente. Cioè, da tanto tanto tempo, dalla prima rivoluzione industriale, questo conflitto fra il loro modo di far profitto, il loro modo di farci produrre, il loro modo di farci consumare e l'esistenza, la sopravvivenza di miliardi di specie vegetali e animali sul pianeta. Questo conflitto non si può superare stando all'interno di questo sistema. Su Lucca, da dove vengo io, c'è una lotta che sta tacendo tanto su una cosa molto simile, sono gli assi viari, un asse nord-sud, un asse sud ovest-est, che dovrebbero tagliare tutta la piana lucchese per fare due grosse superstrade su cui far passare tutti i camion che devono portare alle cartiere tutto quello che le cartiere producono e tutto quello che le cartiere producono anche a livello di scarti. Ora, la parte buffa del mio intervento è questa. Io sono nato nell'81. Nel mio immaginario da bambino c'era un cartone animato fantastico che si chiamava Roger Rabbit. Allora, in Roger Rabbit c'era questo cattivo con gli occhi a coltello che usava due o tre faine paramafiose come tirapiedi e che aveva come intento quello di far passare una lunga strada all'interno di Cartunia. Cartunia era il posto in cui tutte le il sole sorgeva la mattina e calava la sera e c'erano gli arcobaleni e i colori e l'intento di questo malvagio, che tutti noi consideravamo malvagio, anzi ne avevamo paura, a volte piangevamo quando lo vedevamo, era semplicemente far passare un asse di penetrazione all'interno di Cartunia. Ora io mi domando com'è possibile che, nonostante che siamo cresciuti pure con questo tipo di esempi popolari, nazional popolari davanti agli occhi, com'è possibile che noi non riconosciamo il cattivo con gli occhi a coltello e i suoi sgherri politicanti che cercano di portare avanti i suoi obiettivi. Finisco qua. Allora, noi ringraziamo i nostri candidati e candidati che sono intervenuti. Se qualcuno volesse fare qualche domanda a Tommaso Fattori, che lo abbiamo qui, può farla, perché Tommaso ha chiaramente questa predisposizione a interloquire con le persone, non siamo qui a fare il solito comizio classico. Quindi se ci sono domande per Tommaso o anche per le candidate o i candidati, il microfono è aperto. Veloce, perché dopo lui c'ha il treno, quindi... Ho il treno perché mi muovo con i mezzi pubblici, ci tenevo a dirlo. Io sarò breve. Tanto il mio problema lo conoscete e lo conosci. Si parlava d'ambiente, no? Della salute e dei problemi che sono tanti e troppi. Allora io mi butto sul tavolo uno. 5G. 5G, non so, che per chi non lo sapesse, è una delle ultime tecnologie della telefonia mobile. Bene, 31.000 scienziati hanno detto che è pericoloso per la salute umana. Che ne dici? Ci sono, prego. Ci sono altre domande che le raccolgo e poi rispondo insieme, semmai per ottimizzare i tempi, se no, se non ci sono. Anche sulle indecisioni. O sulle indecisioni, no? Su qualunque dubbi, critiche, qualunque cosa. Eccolo. Sì. Siccome hai parlato di amianto, no?
E qui a Viareggio noi abbiamo dei capannoni con i tetti sbriciolati. Volevo sapere, ma chi lo deve levare questo amianto? Perché io ho fatto degli esposti, è venuta l'ARPA, la ASL, tutto quanto. Sì. Sono 3 anni e l'amianto è ancora. Ciao. Altre domande, sollecitazioni, brevi interventi? Dubbi o altro? Non ci sono? Quindi inizio. Allora, velocemente, il tema del 5G. Io ovviamente non sono un esperto di inquinamento elettromagnetico e non sono soprattutto un esperto di differenti tecnologie, 2G, 3G, 4G, 5G. Attraverso gli studi fatti in questi anni, le audizioni fatte in commissione, la lettura di vari testi e il lavoro anche programmatico di Toscana a Sinistra, noi ci attestiamo su quello che ARPAT dice e lo riassumo in breve. Noi abbiamo un problema che è anche quello dell'inquinamento elettromagnetico. L'inquinamento non è soltanto l'inquinamento visibile, è anche talvolta un inquinamento invisibile. ARPAT è l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente. Cosa accade? Accade che nel corso del tempo l'installazione di nuovi sistemi di telefonia e di appunto di nuove tecnologie, che poi sono quelle che utilizziamo tutti quotidianamente, ha portato alcune zone, molte zone della nostra regione alla saturazione elettromagnetica. Cioè cosa significa? Significa che la legge prevede un limite di inquinamento elettromagnetico, un limite che è di 6 volt metro, e in tantissime aree, diciamo, ora a memoria non ricordo esattamente, ma più del un numero consistente delle aree toscane, cioè diciamo qua, più del 50% sicuramente, monitorate da ARPAT, siamo arrivati al livello di saturazione, cioè a 6 volt metro. Questo significa che indipendentemente, e io non entro sulla questione 2, 3, 4, 5G, perché il problema è che l'inquinamento elettromagnetico non fa bene comunque quando si supera il limite, noi stiamo arrivando al superamento del limite di 6 volt metro. Questo non può accadere. Bisogna avere le strumentazioni per capire che cosa sta succedendo e su questo dotare anche ARPAT delle strumentazioni per misurare la situazione effettiva. E questo ve lo dico velocemente, ma diciamo servono strumenti abbastanza raffinati, perché quando si è molto lontani dal limite a 6 volt metro, diciamo, vanno bene gli strumenti attuali, ma quando si avvicina ai limiti di saturazione servono gli strumenti che hanno una maggiore raffinatezza, una capacità di capire maggiormente cosa sta succedendo. Quindi occorre monitorare di più, avere strumenti adeguati e soprattutto evitare di andare nella direzione in cui i potenti vorrebbero andare, che è quello di alzare il limite, perché poi sapete bene cosa succede con tutti gli inquinamenti, può essere d'arsenico, può essere cosa. La legge stabilisce un limite, poi dopo tu dici ci stiamo avvicinando al limite, cosa fa? Si raddoppia il limite e così stiamo sempre dentro il limite, ovviamente. Ecco, bisogna evitare che questo accada e tenere fermo il limite di 6 volt metro facendo in modo che si rispetti. Questo per quanto riguarda la prima questione. La seconda questione fondamentale, poi dopo le mando anche una questione più tecnica, in modo che lei vede come fare a chiamare il comune il tema del kit per la rimozione dell'amianto, ma c'è un problema politico dietro, e cioè che c'è una legge toscana che è una ottima legge, che è quella che prevede la rimozione dell'amianto e la sostituzione per esempio con pannelli fotovoltaici laddove si tratta di coperture di capannoni industriali o anche di zone abitate, di scuole o altro. Si tratterebbe soltanto di finanziarla. Ci sarebbe un piano amianto collegato all'attuazione di questa legge che fa una mappatura della situazione complessiva dell'amianto e che finanzia la rimozione dell'amianto e, secondo una proposta fatta da Toscana a Sinistra, anche la sua inertizzazione, cioè lo sviluppo di un sistema circolare che non prende l'amianto e lo butta in discarica, ma prende l'amianto e lo trasforma in sottoprodotti utilizzabili in cantieristica, quindi diciamo anche un circuito virtuoso.
questa legge esiste, il piano amianto che noi abbiamo chiesto per 5 anni in consiglio che venisse fatto è stato fatto soltanto all'ultimissimo momento adesso, quindi sarà la prossima legislatura a procedere, ma si tratta di finanziare soprattutto, cioè di prendere delle risorse e di metterle lì per non lasciare sole, diciamo, le persone, le aziende, le famiglie in una situazione in cui tutto rimane sospeso e in cui si perde tempo. Quindi una linea la si può già subito attivare con la richiesta, con i temi dei kit e tutto. Però politicamente quello che dobbiamo fare insieme è dire che le leggi quando si fanno vanno attuate, e che vanno attuate significa che serve questo piano dell'amianto e significa che vanno messe delle risorse, ed è una questione prioritaria. Siccome arriveranno soldi dall'Unione Europea, tanti soldi dall'Unione Europea, dobbiamo capire in che direzione orientarlo. Noi si continua a ripetere la conversione ecologica e produzioni, sì, la transizione da un'agricoltura tradizionale a un'agricoltura priva di veleni, senz'altro, ma anche appunto questo, cioè la rimozione dell'amianto e la sostituzione del tanto amianto che abbiamo con energie rinnovabili, con la capacità di autoprodurre localmente un'energia pulita. Questo mette insieme un vantaggio per la salute e un vantaggio per l'ambiente, e questo fa parte appunto del nostro progetto. Chiudo soltanto con una ultima cosa, perché noi abbiamo discusso in vari aspetti dell'asse di penetrazione, ce n'è uno che non abbiamo sottolineato ma che secondo me vale la pena sottolineare, ed è l'idea di democrazia che sta dietro all'idea, diciamo, di passare questa lingua di cemento del cattivo di Roger Rabbit proprio qua. È stato chiesto sempre un processo partecipativo per di questi beni comuni e del futuro di questi beni comuni, e di fatto questi processi partecipativi sono stati negati. È stato chiesto che le alternative fossero inserite nello studio di fattibilità, e anche su questo di fatto non si è voluto procedere. C'è dietro un'idea di democrazia decidente, impositiva, che viene ripetuta di nuovo anche qui sia dal candidato di Matteo Renzi che dalla candidata di Matteo Salvini, perché dicono la stessa cosa, cioè dicono ci sono le elezioni una volta ogni 5 anni, non importa se vota il 50% delle persone, cioè importa nulla, l'importante è che ci affidiate il compito di decidere noi. Poi dopo facciamo quello che sta scritto nel programma e andiamo avanti appunto con i carri armati, dice l'uno, con le ruspe, magari dice l'altro, insomma con strumenti poco pacifici. Noi abbiamo un'idea completamente diversa di democrazia, che è quella partecipativa, cioè la democrazia non è il voto una volta ogni 5 anni e chi se ne frega se le persone votano al 50%. L'idea di democrazia è quella che del futuro di un territorio si discute insieme e delle alternative si discute insieme. E si prevedono processi partecipativi attraverso i quali poi si arriva a decidere quale sarà appunto il futuro di una zona magnifica come questa, di un bene comune che non è solo di Viareggio, un bene, questo è un bene comune ovviamente della collettività, vorrei dire dell'umanità. Ecco, quindi non c'è soltanto il tema in sé che abbiamo affrontato, ma c'è anche la questione di quale idea di democrazia si ha, e noi abbiamo un'idea diversa di democrazia dalla loro. Noi abbiamo un'idea di democrazia partecipativa. Grazie Tommaso Fattori, che adesso deve prendere il treno perché ha un impegno a Firenze. Ringrazio tutte e tutti gli intervenuti, e il 20 e 21 settembre votiamo Toscana a sinistra, Tommaso Fattori, perché è l'unica scelta possibile, è l'unico voto utile.